A scuola la maestra che dice: bambini buoni, oggi vi spiego i verbi. Dopo mezz'ora la maestra: bambini, ho finito. Avete capito tutti i verbi? Sì, signora maestra. Tu, Ninin, che mi sembri un pelino asino, hai capito i verbi? Sì, signora maestra. Beh, salta fuori che ti interrogo. Ti faccio un esempio facilissimo sui verbi. Io mi lavo, tu ti lavi, lui si lava. Cos'è, Ninin? Domenica, signora maestra. Vero che l'avete capita? Complimenti, grazie di cuore, grazie di cuore. Ecco, allora adesso vanno di moda in Italia le bazzerlette sul Papa. Papa Francesco, questa persona meravigliosa, che ci rende contenti ogni domenica quando lo vediamo a Piazza San Pietro. Claretta, senti questa che è carina, ti vedo sempre bella, sempre pimpante, è la velina dell'agenzia Legnano, no? Abbiamo il Papa Francesco, la domenica, finito l'Angelus, scende in Piazza San Pietro e lui, come vede un bambino come questo qua, lo alza di peso, lo bacia in fronte e lo rimette giù. E la gente: evviva il Papa, evviva Papa Francesco! Lui si gira tutto pesato, prende un altro bambino, lo alza, lo bacia e lo rimette giù. E tutta la gente: evviva Papa Francesco! Tutto emozionato, il Papa si gira, prende un altro, lo alza, lo sta per baciare e vede il cardinale dietro che lo blocca. Alta, santità, si fermi! Quello lì non è un bambino, è il ministro Brunetta. Così, 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 grazie, grazie per gli applausi, tutti contenti. Luigi, ti vedo sempre in forma. Ma cosa gli fai a quella moglie che è sempre carina? La bellissima Clara. Un applauso alla famiglia Lachi, che sono meravigliosi.